Capitolo 12, se non Nowhere Dove. Dovete andare, ora. Perché mi sembra di capire che tu non verrai? È la mia gente. Restando qualcuno si salverà. Allora restiamo con te. Andate. Mi troverete dove dovrò essere. Lo spero. Voi fidatevi. Cerca di non morire. Comincio quasi a capirti, sai? Ci vediamo, Mantis. Che ne dici di accomodarti, Lingotto? Così mi rendi nervoso. Ai tuoi nervi servirebbe una masticata. Che ho fatto? Ogni secondo che passa, questo piano risulta più precario. La Madonna doveva restare con noi. Lei sa cosa sta facendo. Oh, credo. Quali orridi peccati ho compiuto per meritare tal patetica congerie? Ci è... preso la mia stanza? A quanto pare. Neanche un guarito da Cosmo. Brutto, sta provando. Dov'è Mister Parolaio? Egli controlla le stanze di Quill. È un'audace ostentazione di autorità. Drax, mi mancavi. Di solito direi che sono fatti suoi. Ma no, devi fare qualcosa, Quill. Cerca di non farlo arrabbiare più di quanto non lo sia già. Se sarà uno scontro all'ultimo sangue, rispetterò l'esito. Nel caso, le tue armi sono mie. Scommetterei su Peter. L'ultima volta l'abbiamo affrontato in cinque. E la squadra si è riunita. È di nuovo al completo. Il frigo è sempre aperto. Molto bene. Drax, sono contento. Aspetta, che ti sei ripreso. È bello riaverti tra noi, Drax. Credo che questa volta ci farà comodo. Il distruttore è a pieno regime. Conta su di me, Peter Quill. Ho vissuto di persona la minaccia del Magus. Nessuno deve soffrire per le sue menzogne. Sì. Ti devo molto e hai la mia gratitudine. Sarà un onore combattere al tuo fianco con tutta la mia forza. Un bel po' di forza. Mi fa piacere. Concorda con te, Palestrato. Pare che daremo un sacco di calci nelle chiappe alla chiesa. Proviamo a parlare con... Speriamo che il nostro ospite piacciano i colpi sulle natiche. Ehi, Warlock. Su, apri. Sai, questa è la mia stanza. E quella viene dalla mia cassetta. Li hai composti tu, questi poemi? Quelli non sono poemi, è musica. Hard rock. Quella che si fa con le chitarre, il basso e la batteria. Scrittura semplicistica, similmente al loro scriba. Ok, qual è il problema? Cosa ho fatto per farti arrabbiare? La tua ignobile leadership ha permesso alla Madonna di fuggire. Serviva per il trasporto al regno telepatico. Mantis aveva le sue buone motivazioni. Troviamo Nikki e andiamocene, così poi potremo trovarla di nuovo. Le tue tenui tattiche si affidano troppo alla sorte. Puoi convincermi che tali misere misure condurranno al successo? Sì. Certo, assolutamente. Sagge parole, calme e misurate. Eppure dentro di me prolifera il dubbio. Il tuo contegno comporta un cambiamento rispetto alle mie volitive abitudini. Forse possiamo trovare un compromesso. Sì, un patto. Parteciperai a un patto di maggiore aggressione, garantendo gravitas alla tua gravida anima e trovando equilibrio sulle gelide onde del fato? Certo, sì. Tutto quello che serve. Dichiaralo. Giuro che sarò un bravo leader, che sarò più risoluto e... che non lascerò che Mantis faccia come le pare. Sono parzialmente rassicurato. Vabbè. Per me è abbastanza. È abbastanza. Allora, come sta? È frustrante.
Come quando cercavo di parlare con non è che mi fidi più di tanto, ragazzi, se devo essere sincero, però di impressionare con lo yo-yo. Ehi, Quill, sembra che tu sia di ottimo umore. Ah, davvero? Ho appena avuto un'idea per potenziare i blaster. Non sto più nella pelle. Ottimo. Hai tempo anche per la mia roba? Certo. Se mi chiedi una paperella di gomma esplosiva, ti mordo gli alluci. Colpo caricato e... Vabbè, facciamo colpo caricato, ragazze, dai. Tac. Ecco qua. L'ho fatto a prova di idiota, solo per te. Che simpatico. Colpo caricato è una tecnica aggiuntiva con cui puoi infliggere stordimento direttamente con la tua arma. Premi due volte e tieni premuto per iniziare il colpo caricato. Premi due volte e tieni... poi vedremo, ragazzi, dai. Bisogna che sistemi qualcos'altro? No, Per il momento no. Lascio lavorare al potenziamento per il blaster. Sarà uno spettacolo. Sì. Hai sentito, Cosmo? Ed eccoci. Questo spiega perché non siamo riusciti a contattare Cosmo. Io sono Groot. Se non rispondi, va a finire che ci vaporizzano. Penso io a questa comunicazione. È tutta tua, bello. Salve, viaggiatore. Hai accettato la verità della promessa divina? Certamente. Sono qui con mia moglie e mia figlia morte da tempo. Ringrazio la matriarca per il suo dono. Che la promessa sia mantenuta. Ah, perché puoi atterrare allo spazio poco. Cioè loro sono convinti che Drax sia ancora sotto il controllo della Chiesa. Dalla parte della Chiesa. Bella. Grande Drax. Almeno entriamo più facilmente. Tutti quei bar e le sale scommesse. E gli spaghettini? Forse non è così male come sembra. Immagino sia anche peggio. Breaker raduna le truppe, mentre noi aspettiamo pacifici. Vado più veloce che posso, Lingot. Ma che cavolo? Lingot. Grant ha lasciato il bozzolo e si crede una farfalla. È un vero uomo d'azione. Speriamo solo che tenga occupata la chiesa mentre cerchiamo Nicky. Chi si aspettava che fossi in grado di fregare la sicurezza, palestrato? Sono portato per l'inganno. Ci vorrà ben altro per raggiungere la corteccia di Continuum e... Drax l'ingannatore. Tutto dopo la scomparsa di Lingotto. Non dovremmo cercarlo. Il tempo stringe, per salvare la ragazza non dobbiamo distrarci. Drax ha ragione. Speriamo che Warlock riesca ad assestare qualche colpo. Allora, e se troviamo Pepita ma è messo male? Diamoci dentro, salviamo Nicky. Salve. Peter? Ok. Tranquilli? Ci penso io a questi tizi. Benvenuti, viaggiatori. Siete qui per assistere al compimento? Al cosa? Il realizzarsi della promessa della matriarca. L'inizio del nuovo mondo. Privo di morte, dolore o paura. Dovreste esserne a conoscenza. Non siete passati dai controlli prima di arrivare? Cosa? Ma certo che sì. E perché non sapete del compimento? C'è qualcosa che non va. Fermiamo questi eretici. Aspetta.
niente. Mega abilità sbloccata, ira di Katat. Rifiutata la promessa e accettata definitivamente la scomparsa della sua famiglia, Drax ha realizzato la portata del suo potere. Attacca infliggendo danni moderati e uno stordimento notevole a un singolo nemico, oltre a uno stordimento moderato a tutti i nemici vicini. Infligge un ulteriore stordimento mentre si scatena. Grande Drax. Ah, oh, oh. Allora, aspetta, aspetta, vediamo subito, Vai. Devastantissimo Drax. Occhio, quello è stato potenziato. Qualcuno schiacci quella. Ok, pensaci tu. Schiaccia su di loro. Essendo un incantesimo. Qual è il contrattegali? Non penso che ti rialzerai. Quindi se ne vai in giro a curare i compagni? Barazzandoci subito di lui, renderemo tutto più facile. Sì, 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 sì. Sta curando i compagni. Che stai aspettando? Sparagli dritto in faccia. È che è tosto sto bastardo. Porca puttana. Ridono mentre eseguono gli ordini dello sciamano. E muori, cazzo. Stregone cura i suoi alleati. Qual è il con... Massacrati. Come mi divertirò. Oh. Ok, cecchini. Porca miseria, figlio di troia. Brutto pezzo di merda. Gamora, vai, uccidilo, sto stronzo di merda. Oh. E adesso vai per quello. Ringrazierai più tardi, Quill. Rocket, senza di te sarei perso. Ancora. Dai. Ho seccato. Ti diverti con le mezze cartucce? Ti conviene pregare che il nuovo mondo sia senza morte, dolore o paura. Che poi tra l'altro adesso possiamo sbloccare delle abilità, per esempio scudo, ok, ce l'abbiamo, occhio del ciclone, stretta colossale, sblocchiamo questo, ragazzi. Io li ammazzo tutti per quello che hanno fatto qui. Si sono dati da fare con la ristrutturazione. Un motivo in più per andare alla corteccia e trovare Nicky. Io sono Groot. Il Rift è la fine dell'universo conosciuto, bello. Non vedo cosa c'entri adesso. Che cosa? La torre di Cosmo è spenta. Io sono Groot. Solo perché qui non è mai stato buio. Tra quelli che ci stanno sparando c'è anche la sicurezza di Nowhere. Non lascia ben sperare per il cane. Non sono un fan del cagnaccio, ma un telepata ci avrebbe fatto comodo. Il nostro obiettivo è salvare Nick. No, aspetta. È un vero peccato se Cosmo accettasse la promessa. Niente. Ma come abbiamo detto, c'è roba da raccogliere là in fondo. Lei cureremo tutti. Ho il terrore di ciò che troveremo al mercato. La stessa cosa che abbiamo visto all'arrivo. Sì, ma da vicino. A volte Nowhere faceva davvero schifo. Razzo! Laggiù! Ce ne sono un casino. Speravo che qui in pochi avrebbero accettato la promessa. Tutti desiderano ciò che non possono avere. Già, ma questi ladri sospettavano di chiunque cercasse... Giusto, Rocket. Qui le persone erano brutali. Una volta ho visto uno pestare un tizio perché gli aveva fatto un complimento. Non si arrenderanno facilmente. Una lama alla gola può essere convincente. Quelle dannate batterie di fede sono ovunque. Come sulla Halas Hope. Forse c'è un altro cannone laser gigante nella corteccia di Continuum. Per assorbire la fede da più mondi in contemporanea. È possibile. L'energia non carica queste batterie. Si stanno svuotando. Quindi alimentano qualcosa. Così sembra. Shh. Cerchiamo di non farci beccare. La facciamo stealth. È ora di morire. Non temo. Ma porca puttana. Lo sentono comunque. Warlock avrebbe dovuto distruggerli. Ha ridotto a una pozzanghera nella città bassa.
Aio, oh, oh. Dite al vostro nuovo capo che non la passerà lista. Diglielo, Gamora! Facciamoli fuori e andiamo! Perché tanta fretta? Più proseguiamo, più aumentano le batterie. Centinaia di unità sono legate al compimento. Il prete ha detto che stavano riportando... Nessuno torna dalla morte, soprattutto dopo aver salvato Nicky. Se qualcuno tra questi indovini l'aveva predetto. Improbabile, erano tutti ciarlatani. Erano quasi tutti borseggiatori o ricettatori. Il contrabbandiere, è bello questo. Ti piace Rocket? Da questa parte! Forse possiamo infilarci di qua! Dovremmo essere al bar di Mantlo, lo vedete? Non direi, ci sono troppe macerie in mezzo! Non si può oltrepassare! Oh, oh, oh. Non è servito a niente! Ma diavolo, io mi butto! E che si fa coi fanatici? Se li vedo li faccio secchi! Possiamo farcela solo noi, giusto? Dai una ripulita, Quill! Mi sa che ti tocca togliere un pezzo da questa parte, però. Gamora, ora dovresti riuscire a usare la spada. Puoi darmi una spinta? E che cacchio? Non il mantlo! Guarda qua. Si va sul personale, qui. Perché ci metti tanto? Fatto. So che amavi molto questo posto. Era l'unico luogo della dannata galassia in cui ci si sentiva al sicuro. Cioè, a parte le risse e le retate della sicurezza e i cacciatori di tacche. Gli dedicheremo un brindisi, ma ora dobbiamo muoverci. Non abbiamo più notizie di Chiomadoro da quando si è buttato dalla nave. Ah, ma... Sì, ci siamo stati qui, ragazzi, ci siamo fatti un goccetto. O è stato raccolto da qualche pazzo di passaggio. O magari non sta davvero dalla nostra parte e attende l'occasione per attaccare. Warlock è consumato da un antico rancore. Non si schiererà col grande unificatore. Comunque, a che ci serve l'ingotto? Andiamo alla grande anche senza di lui. Io non andavo alla grande. Il Magus mi divorava l'anima. Ricordi male? Warlock è più forte di tutti noi. E ha un ottimo motivo per odiare Raker. Quindi ti bevi la cosa dell'anima divisa in due? Dico solo che se c'è qualcuno che può tenere testa... Forza, Peter Quill. Verseremo del sangue. Aspetta. Sembra che la Chiesa voglia tenerci a distanza. Non ci riuscirà. Attento, Peter Quill. Ragazzi, guardate giù. C'è fin troppa luce. Pensate che sia il condimento, vero? Ma potrebbe essere solo lo scarico dei cavi. Qualunque cosa stiano facendo, deve parecchia energia. Avranno alimentato la flotta così per raggiungere la Mantis? La corteccia lo gestì. Nicky aveva in mano la gemma dell'anima di Warlock. E se si fosse fusa e Raker volesse rimuoverla? Come con riccioli d'oro? La prima volta non è andata benissimo. La ragazza avrà percepito il male nella gemma e insistito per riprovare. Oppure è tutto inutile e Raker vuole appropriarsi del potere della gemma. In ogni caso dobbiamo andare nella sottocittà per cercare la ragazza e bloccare tutto. Ed essere pronti a gestire la loro reazione. I convertiti saranno pronti a morire per riportare in vita coloro che amano. Il che è abbastanza ironico se ci pensate. Il nostro livello di cooperazione è in crescita. Siamo una grande squadra. Sì, certo, Drax. Siamo una famiglia dannatamente felice. Che fai con quella robaccia? Non è robaccia. Ammirate forza della sua luce! Vai a mangiarsi! No.
quadri fedeli e abbinate il grande umidificatore! Il compimento non deve essere interrotto! Maledetti bastardi, anche i bambini prendono. Vabbè, hanno preso a Nick, quindi no. Aia! Aspettaci! Zillosi, non concepiscono l'idea di avvegliarsi. Non si fanno scrupoli questi, eh. Ma non dovevamo evitare la carica! Quello valeva prima! Bella! Aspetta, vai Drax, lanciala! Colpa i compagni. Allora facciamolo secco. Problema? Soluzione. Questa volta non le farai del male. Forse abbiamo un problema. E che razzo, Gamora! Al momento non ci stacco la testa. Usa le bombe in cementerio. Ridono mentre eseguono gli ordini dello sciamano! E prima lo facciamo secco, meglio è! Spegnigli le luci! Forza, creatore! Lo scemo! Come? E tanti saluti! Bene? Benissimo. Ok, non va bene per niente. Gamora, ehi, aspetta un attimo. Perché? Così altri bambini saranno sacrificati nel nome di Rhaegar e della sua chiesa. No, certo che no, è solo... Solo cosa? Non lo so. Respira. Ogni singolo minuto perso. Non c'è tempo per respirare. So che Rhaegar ha risvegliato brutti ricordi. Thanos non c'entra niente! È per Nikki, per ciò che uomini come Rhaegar e Thanos fanno alle ragazzine, come me. E mia sorella, se fossi stata capace di proteggere Nebula, forse... forse non sarebbe morta. Wow! Ah! Cosa? Nebula è morta? È morta! Come? Chi è stato? Dimmelo, così vado a stringergli la dannata mano. Oh, Rocket! Io. Attenzione, ragazzi! Hai visto lei nella promessa della matriarca? Così ho capito il trucco. La Nebula che conoscevo si era trasformata in un mostro rancoroso e vendicativo. Non si sarebbe fermata se non l'avessi uccisa io. E l'ho fatto. Ma non credevo di sopravvivere. Perché non ci hai mai detto nulla? Perché non è l'ideale per rompere il ghiaccio. Ehi, sono Gamora. Ho ammazzato mia sorella. Facciamo amicizia. Certo che no. Chi vorrebbe un mostro al suo fianco? Chi lo vorrebbe in una squadra? Una squadra in cui... mi trovo più o meno bene. Dopotutto. Beh, io detesto Nebula, quindi per dire la verità... cosa? Sto dicendo che non cambia nulla. In realtà cambia tutto. La donna più letale della galassia ha appena ammesso... che ci vuole bene. Non è vero. Sì, invece. L'hai ammesso subito dopo aver detto che hai ucciso tua sorella. Ho detto mi trovo più o meno bene. Che per i Catatiani è una dichiarazione d'amore. Ho detto amicizia. Ok, cambiamo argomento? Concordo, non potrei reggere un'altra dose d'amore. Vi accettiamo, Gamora Zen Woberi.
Praticamente siamo sposati. Che cosa disgustosa. Va bene, direi che ci siamo riposati abbastanza. Ora andiamo a ostacolare il capo di una setta? Andiamo! Andiamo! Spacchiamo un po' di culi. Mega abilità sbloccata, carnefice. Ora che ha scoperto la verità riguardo a Nebula, ha trovato una famiglia che la accetta per quello che è, Gamora può combattere al massimo del suo potenziale. La donna più letale della galassia sommerge di colpi un bersaglio singolo, infliggendo un sacco di danni. Grande Gamora, vai! Fallo subito. Bello! Arriva quello grosso. L'assassina nei guai! Zack, Gamora! Ti faccio a pazzi! Da qui diventerà sempre più difficile! Mi godrò la sfida! Sembra! Adesso si ricarica, e infatti. Non riesco a credere che tu abbia ucciso Nebula! Nemmeno io, credimi! Deve esserci un modo per farti male sul serio! Assaggiami! E che bella idea di cosa lo aspetti! Lo seppellirò nelle sue amici! Gli stiamo a malapena grattando via la vernice! Quando troveremo Raider, lasciatelo a me! Credo che sarà lui a trovarci. S-Bam! Come fanno a essere così tanti? Con l'accesso alla corteccia? Chissà su quanti rinforzi possono contare. Dobbiamo bloccarli in qualche modo. Allora, possiamo sbloccare... Pugno sismico. Drax colpisce il terreno infliggendo danni moderati a un singolo nemico e danni lievi ai nemici circostanti. Sblocchiamo questo. Raggiungiamo il ponte. La torre di Cosmo è la via più rapida. Siamo pronti nel caso arrivasse il grande unificatore. Fa un certo effetto. Sapete, un tempo contemplavo spesso il Rift, chiedendomi quale fosse il mio posto. Con noi, Rocket. Ecco quale. È vero. Sì, lo so bene. Drax? Ero impaziente di abbattere qualcosa. Ehi, Gamora. Come faccio a ignorare la cosa più interessante che abbia fatto? Davvero? Un campo di fede? Troviamo la fonte di energia per poterlo disattivare. Guardiamoci Travatta. Intorno. Così, Peter, forza! Dobbiamo andarcene da qui prima che arrivi Raker. Ok, ci siamo! Qui si fa la storia! Non ci servono le... Oh! Guardiani della galassia. La matriarca ha deciso di attuare il compimento da questa stazione. E non riuscirete a fermarla. Non ha deciso un bel niente! L'hai sempre manipolata fin dall'inizio! Lei è la luce. E io sono solo un servitore. Curioso come la luce nasconda un mostro oscuro dentro di sé. Blasfemia! Avrete anche respinto la sua promessa. Ma dovrete cedere quando vi farà tornare dalle fredde grinfie della morte. Finalmente. Il dolore ti ha spinto verso un baratro pericoloso, vecchio amico. No. Non può essere. Ti ho visto morire. La forma è fugace.
ma le fondamenta sono eterne. Poni fine a questa cocciuta assurdità prima di raccogliere frutti funesti. Funesti? E niente, ce la dobbiamo vedere ancora con questi coglionazzi. Beppe, vita, è sopravvissuto a quel salto. Warlock è più coraggioso di quanto credessi. Guardate, ho perso il controllo. Meglio non farsi colpire. Fagli male, Gamora. Drax, ok, dobbiamo raggiungere l'ascensore. Nel caso che il ponte sia andato a sinistra. C'è chi? Pronti codardi! Dobbiamo avvicinarci ancora! Il parrucchiere rende più arduo il combattimento! Sì, prima lo facciamo secco, c'è meglio è! Tregua, no? Oh! Spero che quella roba del dio sia vera! Gamora, il cartellone! Lasciatemene uno! Non prometto nulla! Pronto a distruggere tutto! Bella! Arrivano in Nova! Gli servirà una campagna di reclutamento bella grossa! Lancia verso di loro, bello! Beppe, vita, è sopravvissuto a quel salto! Orlo che... Almeno una volta voglio attraversarlo senza problemi! Vita nel suo giusto! Orlo ci ha salvati da morte certa! Elevati! Oh! È il tuo momento! Via! Giocattoli che non vedo l'ora di usare! Lo spolazzante schiva i miei colpi! Ho sistemato le rotelle del soldatino! Questa è l'unica lingua che capiscono bene! Il centurione ha pezzi, non deve riprendersi! Va alla carica! E finisci la stronzo! Non narrerà le gesta di questa battaglia! Cristo? Non ci serve l'aiuto dell'ingotto. E quindi gli hai sparato? Sì, che ficata dritto sulle chiappe. Hai visto che faccia ha fatto? Mi sembrava strano. Era tipo... Oh, i miei. L'ha fatta apposta, Rocket. Che il regalo retro. Deficiente. Il posteriore perfetto, il... Le chiappe contratte? Occhio cecchini. Il compimembro! Non si chiama così! Ma è più bello! Ok, bomba! Beppe, vita, è sopravvissuto a quel salto! Hai visto la faccia di Ranger quando è spuntato? State lontani dai ponti! Per andare avanti devo avvicinarmi!
sui tetti sparando all'impazzata. Ehi, è divertente! Cazzo di cecchino! Ci avviciniamo alla torre del cane! Dobbiamo farci entrare con la violenza! Oh! Era ora, forse hanno rinunciato. Appena in tempo, perché non torneremo su quel ponte. So dove siamo. Qui vicino c'è una strada che arriva sul ponte per l'ufficio di Cosmo. Dove? Dovrebbe essere... sotto di noi. Ok, quindi? Mi domando se lo siano mai state. Ah, già. Vai! Drax, bello! Facciamo un buco! Ok. Ora possiamo uscire. Con eleganza. Ehi, combattono ancora. Il nostro uomo stia vincendo. Ba-ba-ba-ba-boom, bello! Oggi siamo nemici giurati del marketing. Lo sappiamo che bisogna comprare la crema Kalex. Sapevo che Nowhere sarebbe stato distrutto, ma non così. Mi stai prendendo per i fondelli? Dice che Groot conosce una strada alternativa. Se arrivo dall'altro lato posso hackerare i comandi e abbassare il ponte. Se tu potessi arrivare dall'altra parte potremmo farlo anche noi senza troppi problemi. Lanciatemi. Cosa? Lanciatemi. Sei sicuro? Il bestione può attirarmi dall'altro lato. Scherzi? Rocket, davvero? Dopo la scenata che hai fatto? Questa volta è molto diverso. Voi... mi fido di voi. Me ne occupo io! Wow! Sei parte della squadra, non uno strumento da lanciare. Grande Drax! E mi preoccupano le conseguenze se non lo interrompiamo. Una cosa è certa, i morti non torneranno in vita tenendosi per mano e scodinzolando. Non dobbiamo preoccuparci. Posso fare ragionare Mickey, lo so. Questa è opera di Raker, non sua. Neanch'io l'abbandonerò. Né io. Già, e nemmeno il grande unicorno. Se ne pentirà. Quanto possono essere scemi quelli che credono al compimerdo? Il Magus esige adulazione ed intrappola con vili illusioni mentre ti divora l'anima. L'ho sentita anche nella mia promessa, quella fame infinita. Oh sì, fame non rende affatto l'idea. Porco razzo! La luce non scorre verso la corteccia. È la corteccia! Perché il bastardino non l'ha impedito? Potrai chiederglielo direttamente. Finirà malissimo. Ecco Cosmo. Cosmo! Dobbiamo andare laggiù! Non darlo per spacciato, l'ho visto uscire da situazioni peggiori. Lascia stare! Io cane! Allora, anzitutto, sti cazzo di cecchini di merda. Levati dal cazzo. Meno male che ci sei tu. Adoro questo gioco con i fanatici. Ringrazierai più tardi, Quill. Facci vedere quei rami. Hanno preso il testone. Mi sento come se avessi sparato un robottone per ore. Quel coso è tosto. Dobbiamo darci dentro. Scuotere la testa! Diamogli il tempo per riprenderci! Rambotto! Per questo affare! Serve qualcosa tira, di grosso! Sono! Wow! Meglio non far arrabbiare Groot! Dacci dentro! Rimane robot vacilla! Facciamolo finito! Groot! È ora di legarli! Anche l'immenso droide non va sottovalutato! Dobbiamo tenerli lontani! Gamora! Non lo toccherà! È proprio ora di impalare qualcuno! Bella! Il bastardino dovrà ricordarsi chi gli ha saltato la coda! Potrete parlarne dopo! Vai, ok. È una diversione, facciamo il solletico. Ehi, Quay,
Mi sa che il bestione sta per cedere! Ehi! Al bestione serve aiuto, qui! Cazzo, sì, se ce la faccio! Falli secchi, tigre! Ehi, qui! Non cadrò! Poveri, è finita nei casini! Il mio immenso potere sprecato! Dovremmo passare alle maniere forti! Prendi tempo, Groot! È il posto per il momento! Farà un piacere! Non me lo faccio ripetere due volte! È l'occasione perfetta per me! Ora sì che ragioniamo! Quel robottone ha un grosso problema! Non può gestirci tutti! Bastardo! Attacchiamolo insieme! Cosmo. Che razzo fai? È uno di loro. È un nostro amico. Sì, anche Drax. Non vado nella testa pulciosa. Forse non sarà necessario. Ehi, amico. Stai... Abbattetelo prima che sia troppo tardi. Aspetta! È ancora lì! Riesco a sentirlo! Io sento solo abbaiare! Lui è lì! Concentrati al massimo! Al diavolo! Fermiamo il cagnaccio! Calmo, bello! Amici, ricordi? Tu, Piotr, qui. Naso di Cosmo, riconosci? Sì, amico. Sono io. Siamo noi. Dove siamo? Cosmo Anusa? Odore? Nowhere? E dove altrimenti, tappetino? Ora è disorientato. O è un semplice cane? Non può vederci. È ancora nella promessa. Cosmo, dove ti trovi? Cosa vedi? Cielo azzurro, auto da inseguire. Cosmo è a... Doma. Vuoi dire... casa. Sta parlando della terra. Annusare erba fresca. Sentire terra sotto il zampe. Niente peso psichico. Solo passeggiare. E palla da prendere. Se ti manca il tuo pianeta natale, non puoi semplicemente tornarci? Non quando voglio. Stesso perché Catatiano non va a casa. Nowhere è la tua casa. Proprio qui, adesso. Nowhere è niente. Testa morta, da togliere i pezzi. È molto più di questo. È un posto speciale. Io sono Groot. Se per incontrato intendi salvato la corteccia, sì, proprio qui. È vero. Nowhere è il primo posto. Dove il Cosmo non si sentirà agio. Prima volta che il Cosmo dimentica di essere perso. Questo posto è un paradiso per gli sbandati come noi. Come te. È una casa. La terra è soltanto il sasso dove sei nato. Non si tratta di roccia, ma di ciò che Cosmo aveva su roccia. Dormire a piedi di letto, gradire la pancia, colare. Manca essere la proprietà di qualcuno. Cosmo no proprietà. Lui famiglia, poi un giorno famiglia sparita. Gente in tuta manda Cosmo in spazio. Cosmo cercato famiglia per tanti anni canini. Ma niente. Tu avevi dei padroni che mi sa tanto che ti hanno dato via. Falso, famiglia non dare via Cosmo. E i tuoi cuccioli, Cosmo, loro sono la tua famiglia. Piccoli Cosmo esseri. Sono qui, amico. E hanno bisogno di te. Del tuo amore. Di protezione. Ma umani mettere Cosmo in riga. Deve essere fedele. I cuccioli hanno bisogno di te ora. Sii fedele a loro. Non abbandonarli anche tu nello spazio. Cosmo non potrebbe. Sì, però l'hai fatto. Loro sono qui sul nome.
E magari hanno bisogno di te. Avanti, Cosmo! Sai bene che qui la cosa puzza! Pietro, qui la ragione. Umani di Cosmo, niente odore. Sono empie perversioni, azzannali con la tua possenza! Spari! Cosmo non siente possenza. Esatto, amico, diglielo! Non vuoi essere casa di Cosmo. Il cuccioli è famiglia. Da proteggere a ogni costo! Sì! Meno male. Cosmo ti è grato per averlo liberato. Potremmo dalla promessa. Vai. Potrebbe tornarci utile. Sono ottimista per il suo recupero. Cosmo ha la sua missione, noi la nostra. Andiamo alla corteccia. Secondo voi se la caverà? Alla pelliccia dura. Bene, ho ancora i codici d'accesso di quando io e Groot eravamo in ferie. Intendi quando ci hai mollato? Perché devi essere sempre così? Razzo! Dannato porco, schifo! Che è successo? Cosmo ha cambiato i codici? Credo di sì. Ok, ragazzi, troviamo un altro modo. Forse hai inserito male il codice. È successo anche a me. Con quelle dita a salsiccia? Mi sembra ovvio. Queste zampette non sbagliano mai. Sì, c'è. Drax, puoi pensarci tu. Che consistenza curiosa. Potrei pentirmene. Ma non iniziamo a fare casino. Allora, codici rubati, il carcere. Cosa ci facevate esattamente qua giù, tu e Groot? Abbiamo accettato un lavoro da un Signog da Mantlo mentre cercavate il bastardino. Che lavoro? Meno ne sai meglio, eh. Ok. Che razzo è stato? Un terremoto. Dubito, non siamo sulla Terra. Qualunque cosa stiano facendo, sono passati alla fase successiva. Il rito inizierà a momenti. Bella domanda. Come sappiamo se una cosa tanto potente può essere fermata? È una domanda per l'insetta. Peccato che ci abbia mollati. Raker ha detto che Nikki ha scelto Nowhere per il rito, giusto? Sì, e mi ci vorrà un bel po' per farmela passare. Quindi l'ha scelto il Magus. Probabilmente perché la corteccia garantisce un accesso istantaneo. Esatto. I cervelli mi hanno rotto. E anche la chiesa dello schifo universale. Guardiano di Galassi, Cosmo ha voi suoi debiti. Bentornato! Ehi, l'esercito della chiesa ci impedisce di raggiungere la corteccia, vuoi venire? Niente, Cosmo riconquista torre di sicurezza dove nascosti i suoi punti. Senza torre, Nowhere è perso. Anche Cuccioli. Ok, ma attenzione lassù, bello! Buona fortuna, Cosmo! Aia! Per combattere. E allora combattiamo! Levati dalle palle! Non fatemi colpire! No, non posso farlo. Qui uccide sbirri pazzoidi. È una vera goduria. Ci sono, mi serve solo l'occasione. Dolore per tutti! Gli sventurati sono la squadra di sicurezza del cervello. Che schifo! C'è molta polvere cerebrale. Già, manda in pappa le vie respiratorie. La malattia è chiamata. Fortuna che ho la maschera. Non serve, le particelle sono finissime, passano comunque. Mi sa che te lo sei già beccato. Il polmone grigio. Drax, Oissa! Subito! Drax, di qua, svelto! Mi muovo alla velocità richiesta. Will, sai che ti prendevo in giro, vero? Cos'è stato? Il polmone grigio, me lo sono inventato. Oh, sì, lo so. Ci hai creduto. Il polmone... Oh,
Occhio, questo posto cade letteralmente a pezzi. Presto tutto Nowhere potrebbe fare questa fine. Si rimetterà in piedi. La testa non è. Allora, ne approfittiamo se possiamo fare qualcosa. Facciamo questo, ragazzi. Missio. L'ho fatto a prova di idiota, solo ma per quindi te. Quindi se ne sono andati dopo aver scoperto la corteccia? Se con se ne sono andati intendi che il bastardino li ha cacciati abbaiandogli contro, allora sì. Non mi sorprende. Immaginate se cadesse nelle mani sbagliate. Ehi, Groot, riesci a farmi arrivare lassù? Esattamente lì. Non sembra pertinente alla missione. Voglio dare un'occhiata dall'alto. Esplori? Esploro. C'è uno strano odore. È il cervello. Inacidisce se resta inattivo. Puzza di metallo e... non capisco, qualcos'altro. Ucrea. E sarebbe? Sono gli scarti di una grossa lumaca catatiana. Non avevo proprio in mente la pipì di lumaca, a dire il vero. È inconfondibile. Oh! I tremori si intensificano! Se la vuoi mettere così? La descrizione è appropriata. Beh, non aiuta. Per quanto ne sappiamo, qualcosa sta per esplodere. Oh, che cosa ti hanno fatto? Stai... bene, Rocket? No, per niente. La corteccia, Nowhere. Che ne sarà di questo posto? Questa discarica putrida di alcol economico e affari illegali è una casa per me. Non è la prima volta che qualcuno prende di mira Nowhere e non sarà l'ultima. Cosmo è ancora dalla nostra parte. Una volta sconfitta la chiesa, tirerà a lucido questo posto. Sì, infatti. Spero che non lo lucidi troppo. Grazie, qui. Non so se mi disturba di più guardare in alto o guardare in basso. Semplice. Guarda i nemici dritto negli occhi. Lo farei se potessi. Fissare le palle di un nemico non è elettrizzante. Dobbiamo risolvere un problemino. Come disattiviamo la corteccia ora che ha una carica del genere? Già, non sarà una passeggiata spegnere quell'affare. Non riesci ad hackerarlo? Non è mica un elettrodomestico. Parliamo della stramaledetta. Il problema non è la corteccia. Sono gli imbecilli che l'hanno rubata. Diamoli di mezzo e la corteccia sarà una macchina senza nessuno al volante. Come sai che c'è un volante? Io non l'ho visto. Non ha un volante. Non sopporto di lasciarla a pieno regime in mano ai bastardi della chiesa. Concentriamoci sui condotti di energia del credo. Scommetto che portano tutti alla stessa giunzione. È quello il punto debole. Oh. Sono tantissimi! Uno in meno tra poco! Due! Gamora, aspettali! Prima i cecchini! Magari stanno pregando in silenzio! Battaglia feroce scuote il terreno sotto i nostri piedi! Sta attento con quei salti, ragazzone! A cava virata! Falli brillare, Rocket! Dov'è il corno? Sarà assorbendo qualcuno a suon di pessime rime! Tutto maledetto stronzo! Lancia verso di loro, Rocket! I profitti insieme a noi! Perché continuiamo a finire in questi scontri? Non dipende da noi. Ci sparano e noi spariamo. Ok, Groot, creiamo un ponte tutto nostro. Occhio agli scossoni. Ah, spero davvero che Warlock arrivi fino in fondo. Io sono Groot. Nah, Pepita non conta su di noi. Per lui siamo come sporcizia sotto gli stivali. Sa di cosa siamo capaci. E soprattutto conosciamo il nostro valore. Ok, calma e gesso. Allora, una volta presa Nikki, aspetteremo che torni Warlock? E la donna insetto? Il nostro piano prevede molte persone. Facciamo una cosa alla volta. Liberiamo Nikki e fermiamo il compimento. Come sei pragmatico. Non vendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Quello sarebbe bracconaggio. Francamente non mi sembra il momento.
Attenti, qui è un po'. Peter, vorresti aprire le danze? Sì. Certo. Sorpresa, facce di melma! Fagli effetti, Logan! Sembra di combattere contro un intero esercito! Da loro sarà una sconfitta leggendaria! È la tua occasione, Yamada! Grazie per aver dato voce alle nostre emozioni! Se lì dentro c'è Raker, lasciatelo a me! Non arrabbiarti se per sbaglio impallino quel bastardo un paio di volte! Dietro di te! La Duda Strug! Insegniamogli che se la sono presa con la squadra sbagliata! Peccato che non ricordi. Questo è ancora vivo! Ma mi lanciano queste fottute granate. Dove stai, fermo un attimo, stronzo. E ti è. Guarda questo. L'occasione perfetta per me. Pensaci tu, cavalisti bastardi, sono ovunque! Lo spargimento di sangue continua! Lasciami via, Raker! Sei una caccolina fortunata con quel jetpack! L'occhio del tempo! Blocchiamolo! Ah, questi pazzi devono capire di cosa sono capaci i guardiani della galassia! Io dico che dovrebbero aver imparato la lezione! Quanta sete di sangue, sto perdendo il controllo! Oh, caspita! Ora siete davvero nei guai! Serve un po' di tregua, Groot! Fregone, siamo giunti alle porte del tempio! Vieni a morire! È stato pazzesco! E adesso, Peter? Chi è? Non possiamo proprio lasciarci distrarre! Oh, ecco quello grosso. Oh, aspetta! Lascia che li distrugga! Insegniamogli che se la sono presa con la squadra sbagliata! Sono pronto a insegnarti! E adesso, Peter Quill? Sta ricompilando! Riempiamolo di bug! Drax! E io lo farò a pezzi! Non riesco nemmeno a farlo! Vendetta tremenda! Ai! Dubito che ciò che troveremo dall'altra parte ci piacerà! Ho visto la loro parte peggiore nella mia mente! Lasciala! Ho detto, lasciala! Tanti saluti! Ora inizia la vera battaglia! Tutti pronti? Vi siete scaldati? Io non avevo freddo! Bene, ti voglio rovente! Ha! E sia! A cosa state pensando? Sto pensando che se non l'ha già steso Pepita, ho da parte una granata per Raker. Tenete gli occhi aperti per Mickey! La liberiamo da questi sfidati, poi possiamo trovare Warlock, Mantis e tutta la baracca! Credo con fermezza che salveremo... Fate silenzio! Che hanno fatto alla corteccia? Mickey! L'hanno legata a quella razzo di macchina! E usano la mano per incanalarci la forza del credo da tutta la galassia! Il compimento è iniziato! Dobbiamo portarla fuori da lì! Ma come? Liberiamo la mano e perderanno energia! Ci sono 4 cavi! Strappiamoli! Dovrei riuscire a tagliarli con la mia spada! Non provare a tagliare quel cavo! Diventare la donna più forte della galassia. Dobbiamo scollegarlo. Brutto stronzo. Allora. Oh, aspetta. Il cecchino. Dobbiamo liberare Nick prima che sia troppo tardi. Impossibile finché la mano continuerà a produrre energia.
Quel dannato dottore mistico è un dito fra le chiappe! Rax, falli neri! Ma che cazzo sta succedendo? Stiamo arrivando, Nicky! Non si sente, Quill! Usa le bombe intelligenti! Dobbiamo liberare Nicky! È assurdo che abbiamo schiavizzato la corteccia di Continuum! Tutti. Figlio di troia, dobbiamo eliminare questo. Cambia gli connotati. La prossima volta te la cavi da solo. Oh, grazie, bello. Non sparate a quei bastardi, respinto dei colpi. Oh, cavolo. Grande Gamora. Nicky, sto arrivando. Dobbiamo liberare Nicky. Deve essere molto spaventato. Ci sto lavorando. Devo solo sparare a questo tizio. Ecco. Sai, ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare. E uso. E che l'ha perso un membro della sua congrega. Sono morti. Primo comandamento di Gamora. Tu infilzerai. Hai mai distrutto una cella sovralimentata? No. Oggi non è il giorno per scoprire che succede. Fidati. Io sono Groot. Abbiamo distrutto sta merda. E uno. Guardate la mano. Ok, fuori uno, ne restano tre. Oh 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 oh. Allora io mi occupo. Ok. Bravi, createmi un passaggio, stronzi. Sì, 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 sì. Là. Ne manca solo una. Che cazzo! Rocket, senza di te sarai perso! Pensa all'ultimo cavo! Sto cercando di non morire! Oh! Cerchiamo di non cadere! Oh! Ragazzi! Potrebbe servirvi aiuto! Dai, 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 tutti insieme. Sì. Sì, ce l'abbiamo fatta. Sempre a rovinare qualunque cosa. Se non vuoi unirti a me, allora fatti da parte. Ecco perché non voglio avere figli. Nicky, le cose non andranno come credi. Chi lo dice? Tu? Ho visto cosa hai fatto. Perché non vuoi cambiare le cose? Riesco a sentire la luce dentro di me. La promessa è portata a compimento. Ma non capisce che il suo piano è stato sventato. Questo è un piccolo intoppo. Non è vero, grande unificatore?
Eccolo. La corteccia serve. No, ma ha battuto Warlock. Il nostro compito, matriarca. Ritiriamoci per. Datemi un motivo per ucciderlo. Siamo nella merda. Dunque lui, il primo tramite divino. Una pallida ombra della vostra magnificenza, matriarca. Deve vedermi riuscire dove lui ha fallito. Diffonderò la fede nell'intera galassia da sola, se serve. Se pensate di gestire... Saprò gestire tutto il necessario. Ick! Ciao! Non andranno lontano. Ho messo un tracciante sul ragazzo d'oro. Tu cosa? L'ho marcato sul ponte nel caso ci avesse piantato in asso. Dobbiamo solo tornare sulla mina. Ecco perché ha sparato la gamba. Rocket, non cambiare mai. Sei grande, Rocket.